titolo ambitissimo, golosissimo, l'Italia è campione del mondo di pasticceria. Italia! Italia! Matteo Cutolo, 42 anni napoletano, Giuseppe Russi, 33enne di Taranto, Enrico Casarano, 24 anni di Lecce, sono italiani i pasticceri migliori del mondo. Giovani talentuosi e agguerriti hanno tenuto testa ai più grandi fuori classe. Ai campionati mondiali di pasticceria che si sono svolti nell'ambito della manifestazione Osta a Milano, i tre rappresentanti dell'Italia hanno battuto i concorrenti di Cina e Giappone, detentori dell'ambito titolo. Capitanati dal maestro pasticcere Roberto Mascellaro, hanno realizzato tre sculture ispirate al tema di quest'anno, alla scoperta del mondo del cioccolato e caffè. Il primo dolce in concorso, tutto di cioccolato, celebra l'origine e la forza del cacao e dà come protagonista questa maschera Maya, accompagnata dalla macina per la trasformazione delle fave. La scultura in pasta di zucchero invece è tutta dedicata al caffè ed è la più classica interpretazione italiana di questa materia prima, con il tradizionale macinino, moka e tavolino. Infine la scultura di isomalto, un sostituto dello zucchero, è stata di buon auspicio. Questo bacio tra caffè e cioccolato ha portato la squadra italiana sul gradino più alto del podio.